Mazzarri, un Napoli al 14° risultato utile consecutivo. Volevo chiedere subito a Walter Mazzarri, prima di dare la parola ad Alberto Rimedio, che mi pare ci deve dare anche qualche notizia importante, se è più orgoglioso di questo tipo di record oppure se il fatto che il Napoli non prende gol da 451 minuti. Ma di tutte e due, sono orgoglioso di questi giocatori, mi stanno dando grandi soddisfazioni. Oggi voi sapevate che eravamo un pochino con tante assenze e questi ragazzi hanno fatto una prova importante, anche se magari io mi arrabbio quando c'è la possibilità di chiudere prima la partita con certe manovre, a volte siamo ancora un pochino ingenui e leziosi e a volte si può rischiare di compromettere un risultato importante. Enrico, parlavi di notizie importanti, in effetti è appena arrivata la comunicazione di Serse Cosmi che ha deciso di dimettersi dall'incarico di allenatore del Livorno. Il Livorno che oggi è stato sconfitto per 2-0 dal Napoli, una notizia davvero a sorpresa, nessuno si aspettava una decisione di questo genere, anche perché ricordiamo l'ottimo rendimento del Livorno con Serse Cosmi allenatore, la squadra era arrivata ed è tuttora in una posizione Alberto, relativamente tranquilla, comunque al tuo al di sopra della dopo. Zona retrocessione. Ecco, ma riusciremo ad averlo ha al tuo letto microfono? Un comunicato Cosmi, non sappiamo, ha letto un comunicato, vedremo se avrà appunto la voglia e il desiderio di venire al nostro microfono. Io credo subito. Continuiamo un commento, intanto a parlare. Sì, chiediamo un commento su questo però subito a Mazzarri. Infatti, e poi dopo parliamo del Napoli ovviamente. Sorpreso Mazzarri? Sinceramente sono sorpreso anch'io, però non si può parlare di una cosa di cui non, insomma, non siamo a conoscenza. Se l'ha fatto avrà i suoi motivi, non lo so, non ho parole perché proprio non ho idea, me l'hanno detto anche a me in questo momento, mi dispiace, posso dire questo. A proposito del Napoli, 14° risultato utile consecutivo, dicevamo, oggi è stata soprattutto una prova di maturità da parte della sua squadra, considerate le assenze di due giocatori fondamentali come Lavezzi e Quagliarella? Sì, poi avevamo anche altre assenze perché quando, io lo sapete, parlo sempre di gruppo, mi mancavano tanti giocatori, avevamo due primavera in panchina e uno in tribuna, insomma, eravamo a minimi termini, però la squadra non ha cambiato atteggiamento, è quello che avevo chiesto e questo ci fa avere ancora più fiducia nel futuro, perché la squadra ormai ha preso dei meccanismi, una mentalità e certi meccanismi ora sono
abbastanza presi da tutti e chi manca, non si vede molto da un punto di vista del gioco la mancanza di giocatori di qualità come quelli che avete menzionato voi. Alberto, pronostico volevo... secco su Inter Milan. Sì, dai, vai sul pronostico e poi continuiamo. 1x e 2? Come no, no, io pronostici non ne faccio. No, è l'unico, no, no, no. Walter, sei l'unico a non farlo se è così. Guarda, veramente tutti i tuoi colleghi si stanno sbilanciando. È un gioco. 1x2, va bene. Vabbè, dai. Come li dobbiamo conteggiare? Non mi piace, non lo so. Per favore, questa è una domanda, questa non te la facciamo, invece voglio chiedere a te, subito a Paolo Condò, e poi ovviamente vogliamo che risponda anche Mazzarri, questo Napoli ha tutto per poter puntare alla Champions League, Paolo, a questo punto fa bene a crederci? Ma noi, mi devo ripetere, io dico, noi bisogna credere ogni partita di farla come ora, come una finale, alla fine si tirano le somme, inutile. Aspetta che volevo far sentire pure Paolo Condò, che è collegato con noi da Milano, per sentire cosa ne pensa di questo argomento. Vai Paolo. Scusa, sì, dicevo di sì e sarei curioso di sapere da Mazzarri qual è la squadra che in questo momento ritiene la rivale numero uno del Napoli nella corsa al quarto posto. Ora voi mi ci volete portare, comunque io vedo molto bene il Palermo, dico, è una squadra molto forte e con Rossi che per me è bravissimo, un bravo allenatore, lo stimo molto, è una squadra che può far molto bene perché oltretutto ha un organico importante e ha un gioco. Va bene, Walter, ti volevo chiedere una cosa anche su Ferrara, ma insomma tu non vuoi vedere in casa d'altri, risparmiamo tempo, vai a questo punto, ti aspetti qualche cosa, visto le dimissioni di Cosmi, ti aspetti che ci siano novità anche a Torino da questo punto di vista? Ma io difendo sempre la categoria, noi allenatori siamo sempre quelli, diciamo, fra l'incudine e il martello, no? Sempre solidarietà per tutti i colleghi, non posso esprimermi in queste, cose. Va bene, Mazzarri ermetico oggi. Grazie, no vabbè, ma Mazzarri è talmente contento che secondo me vuole lui stesso tenere i piedi ben piantati a terra per non alimentare ulteriori giustificati entusiasmi a Napoli.